Ragazzi, quest'oggi andremo a fare FICU pronostico di Inter Bologna. Come vedete, apriamo le nostre solite 5 bustine. A sinistra metteremo le figurine del Bologna e sì, dell'Inter, scusate, e a destra quelle del Bologna che andranno poi a incidere sul risultato finale di questa partita. L'altra settimana è saltato il video e adesso questa settimana lo facciamo. Però sotto nei commenti mi raccomando, oltre che a lasciare il like che è sempre gradito, sotto nei commenti potete scrivere quale partita della 25esima partita di campionato volete vedere pronosticata tramite le figurine calciatori 2017-2018. Allora, iniziamo subito con lo spacchettamento, io direi. Ai 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 ragazzi, questa mi pare. Ah no, è il Genoa. Pensavo che era la maglia del Bologna, però c'è uno del Bologna, eh. Allora, abbiamo trovato subito del Genoa Veloso, Miguel Veloso. Lo mettiamo qua. Poi abbiamo trovato Diego Farias del Cagliari e abbiamo trovato Torosidis ex Roma che adesso gioca nel Bologna, quindi Bologna 1 Inter 0. Poi troviamo la figurina della Juventus e la Coppa, la Supercoppa Italia. Secondo pacchetto Marek Hamšík del Napoli, Gabriele Angella dell'Udinese, Benassi della Fiorentina, non abbiamo vinto, scudetto dell'Empoli e del Foggia e tre giocatori dello Spezia. Terzo pacchetto, Vasco Regini della Samp. Un calciatore del Benevento, dichiara ancora del Benevento, tre calciatori del Carpi e tre del Brescia. Quindi per adesso in questi tre pacchetti abbiamo trovato soltanto la maglietta, sì, la maglietta, la figurina di Torosidis che quindi porta in vantaggio il Bologna. Poi c'è Juricic della Samp, Cesar del Chievo Verona, Alessandro Matri del Sassuolo, che sfortuna, non hai vinto, ma troviamo Luciano Spalletti che quindi è 1-1 per l'Inter. Poi troviamo 3 dell'Empoli, quindi questa partita si gioca all'ultima bustina, ragazzi, siamo 1-1, partita emozionantissima. No, è dell'Atalanta. Dell'Atalanta ci abbiamo Riccardo Orsolini. Ora spizziamo le figurine perché potrebbero essere decisive. Caleglione del Napoli. Poi ce n'è una della Lazio che è Luis Felipe. Che sfortuna, non hai vinto. Tre calciatori della Salernitana. E lo Stadio Olimpico, la curva della Roma. Quindi praticamente per questa partita tra Inter e Bologna il risultato previsto dal pronostico è 1-1. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, scrivete sotto nei commenti la prossima partita, quindi per la 25esima partita di campionato, quale partita volete vedere pronosticata e io cercherò di accontentarvi. Ciao a tutti, ciao ragazzi.